Bentrovati da Sport Today, Bologna per 3 giorni a riposo, venerdì, sabato e domenica e poi da lunedì di nuovo a Casteldebole per preparare la trasferta di Milano contro il Milan del sabato sera 27 gennaio, ma ci saranno un Carson in più perché già dalla settimana scorsa si è unito ai compagni e da lunedì comincerà proprio la settimana insieme al Bologna e con Ilic in più che è stato ufficializzato scorsa settimana. Il ragazzo è dovuto tornare in Serbia per praticare le ultime cose pratiche e burocratiche per il permesso di soggiorno e poi da lunedì sarà anche lui agli ordini di Thiago Motta, ma il mercato continua, c'è la pausa per quanto riguarda il campionato, per gli impegni della Fiorentina ovviamente, non per il Bologna, ma intanto si lavora per il mercato e queste sono proprio ore e giorni decisivi. Ne ha parlato anche Fenucci direttamente dall'Arabia, dove si trova per seguire la Supercoppa, e allora ne abbiamo parlato con Manfredi Campione e sentiamo che cosa ne pensa. Però è una giornata di ottimismi, perché dopo le parole di Fenucci di ieri a Sky, intervistato durante la Supercoppa, è andato abbastanza chiaro, no, sulle linee di mercato del Bologna, spiegando sia la trattativa che dovrebbe portare Bologna a Castro, sia quella di Amian. E su entrambe le trattative ha spiegato bene Fenucci, senza andare nel dettaglio, senza essere troppo esplicito, un po' com'è la situazione, insomma, che o il Bologna paga questa benedetta clausola oppure difficilmente il Vélez lascerà andare Castro, che ha dato già il suo ok a Bologna e al progetto, e quindi oggi si è arrivati un po' al nodo, no? Sappiamo che il 21, ormai mancano neanche 2 giorni, sarà l'ultimo giorno utile per portare Castro in Italia e quindi poter declinare la convocazione dell'Under 23 Argentina. Il Bologna tra oggi e domani deve decidere se portarlo qui subito, pagare la clausola, perché quella è l'unica condizione posta dal Vélez nel caso in cui Bologna volesse avere subito Castro e non a giugno, e chiudere così la questione. E anche su Amian lo stesso Fenucci è stato chiarissimo, cioè si andrà avanti nel cercare fino all'ultimo. In questo caso è stato molto, molto, anche si è sbilanciato, ha detto probabilmente Amian sarà una di quelle operazioni che si chiuderà a ridosso della chiusura del mercato, ma proprio perché Bologna adesso sta confrontandosi con lo Spezia e anche le altre offerte che sul giocatore stanno arrivando allo Spezia, quindi Bologna confida in un nulla di fatto magari che si possa protrarre in questi 10 giorni e poi alla fine chiudere con la proposta che avevano in mente di fare allo Spezia originaria, quindi un paio di milioni per portare il giocatore qua. In realtà il Bologna non voleva neanche avere la formula diciamo definitiva oggi, il Bologna voleva un prestito, lo Spezia invece vuole un prestito eventualmente almeno con obbligo, e quindi Bologna da quel punto di vista, sulle richieste dello Spezia che erano attorno ai 4 milioni, sarebbe disposto ad offrirne la metà. Questo dunque il riassunto per quanto riguarda il mercato del Bologna. Nel basket invece si gioca domani campionato, con la Virtus attesa dalla trasferta di Verona, mentre la Fortitudo avrà il derby a 100. Ne abbiamo parlato con Jack Bonora. Beh, guarda, le insidie sono intanto che Varese ha questo Mannion, che a Varese sta facendo benissimo, e ci porremmo sempre una domanda, abbiamo posto la domanda anche a Tanjevic a Sport Club: cosa avrebbe fatto Mannion alla Virtus con banchi allenatore e non con Scariolo? Risposta di Tanjevic: avrebbe fatto molto meglio. Forse è vero, vedendo che tutti con banchi stanno giocando meglio di quanto giocassero con Scariolo, in qualche caso non giocassero perché non li faceva nemmeno entrare in campo. E Varese ha le caratteristiche molto chiare, è una squadra che segna tantissimo, uno scommettitore gioca l'over perché sa che questa squadra è una fucina di punti, e sarà dura perché bisogna giocare a ritmi molto alti con Varese, nel senso che loro ti chiamano a ritmi alti, tu devi cercare di farli segnare il meno possibile, devi proporre una prova difensiva monumentale, perché se vai al loro ritmo questi ti fanno veramente male, e Mannion, se può correre, è un play di altissimo livello. Certo. Senti, parliamo di 100 Fortitudo. Per quanto riguarda il match con 100, intanto 100 è una società seria che è in una piazza che ama follemente la pallacanestro. Per dire, Augusto Binelli ha giocato a 100, ne cito uno ma ne potrei citare tantissimi, amano in maniera incredibile il
del basket, c'è un gemellaggio tra le due tifoserie. Mi consenti anche di fare i complimenti alla Fortitudo e ai tifosi della Fossa dei Leoni, hanno fatto una raccolta di doni splendida in collaborazione con Agiop per i bambini dell'oncologia. Ancora una volta la conferma che questo è un pubblico caldissimo, appassionato, ma di una sensibilità, di un cuore assolutamente unico. E la partita riserva molte difficoltà, perché logicamente Cento è una piazza appassionata e l'avversario comunque è un avversario di qualità. L'allenatore ha parlato in maniera assolutamente chiara, ha parlato di una Fortitudo che difende in maniera clamorosa e di conseguenza bisogna riuscire a limitare il talento della Fortitudo in attacco, che parte fondamentalmente dalla difesa. Difesa, palla recuperata, contropiede, e lì dovranno essere bravi. A parole lo dicono tutti, a lato pratico la Fortitudo vince sempre, quindi tutti bravi gli allenatori, ma mi viene da dire un po' più bravo Caia, si sa, un super per la Serie 2, e un po' più bravi evidentemente i giocatori. E con i commenti di Jack Bonora sulle gare che si dovranno giocare, noi concludiamo questa edizione di Sport Today, ricordandovi che ovviamente domani non saremo in onda, torneremo lunedì regolarmente alle 18.30 e alle 20, e lunedì ci sarà anche l'edizione alle 21 del Pallone nel 7, nonostante non si giochi il campionato del Bologna, le altre hanno giocato, ma soprattutto c'è un mercato apertissimo, e quindi lunedì sarà una puntata dedicata soprattutto a questo, al mercato del presente e a quello del futuro del Bologna. Grazie intanto per averci seguito e buona serata.